Allora, buonasera. Faccio passare i soliti 30 secondi, Thomas, perché essendo una diretta Facebook, i primi 30 secondi diamo modo a chi ha piacere di collegarsi, poi naturalmente chi vedrà il post dopo registrato sa che questi primi 30 secondi sono sempre di attesa in maniera da dare modo a chi ha piacere di vedere subito in diretta questo dialogo che faremo. Conoscevo queste finezze dei social, ma felice di apprendere. Sì, diciamo che il mention ti manda l'avviso sui vari profili degli amici, ovviamente bisogna dare un minimo di tempo per collegarsi. Allora, Thomas, adesso qui stanno un po' smontando dopo 2 giorni di edizione di Rebuild e 2 giorni intensi. Io ho partecipato alla seconda giornata, quindi si è conclusa poco fa, si è parlato di nuova edilizia. Allora, abbiamo visto progressi tecnologici enormi, fantastici. La tecnologia non è assolutamente comparabile neanche con quella di 10 anni fa, anche se non parliamo di informatica e di computer, comunque i processi industriali Certo. sono aumentati, sono migliorati moltissimo. Scusate, Thomas Miorin, un esperto appunto di edilizia, di nuova edilizia con queste tecnologie. Abbiamo dall'altra parte in Italia, ma in generale in Europa, in Italia assolutamente siamo nella media, abbiamo un parco edile italiano molto vecchio, mediamente molto energivoro e tra l'altro molto fragile proprio da un punto di vista di tenuta, ahimè, ai noi, ai terremoti, quindi doppia problematica. Abbiamo un settore dell'edilizia che ha già perso mezzo milione di posti di lavoro. E l'edilizia in Italia è il settore che traina il 70% dell'economia, le altre filiere vanno a traino dell'edilizia, quindi abbiamo visto appunto una crisi che si è generalizzata. Però abbiamo anche visto che anche in questo settore gli italiani hanno delle best practice, hanno delle eccellenze formidabili, cioè anche in questo settore di nuova edilizia industrializzata non siamo secondi a nessuno. Giusto per spiegare, adesso nuova edilizia si parla soprattutto di off-site, cioè si costruisce prima in fabbrica e poi si va nel cantiere e si costruisce. Ecco, chiedo a te cosa possiamo comunicare agli italiani. Io ho messo come sottotitolo conviene a tutti perché i tempi di lavoro sono molto più veloci, la sicurezza dei lavoratori è molto migliorata. Quindi insomma conviene a tutti, non ci sono motivi per non passare a queste Sì, io tecnologie. credo che sia utile provare a mettere a fuoco un po' il contesto e il problema e perché a Rebuild, questo evento che abbiamo ideato e fondato 6 anni fa, stiamo portando queste nuove idee. Allora, la situazione è un po' questa. Noi in Italia abbiamo 18.000 abitazioni, 18 milioni, scusami, 18 18 milioni, milioni. lo dico troppo spesso, 18 milioni di abitazioni da riqualificare. Sono abitazioni che hanno più di 40 anni, che necessitano una riqualificazione energetica, una riqualificazione strutturale, perché ci sono dei problemi ovviamente di rischio statico, anche una riqualificazione funzionale e architettonica, ovviamente. E questi 18 milioni di abitazioni le dobbiamo riqualificare per aderire a quella che è Per per rispettare rispettare. l'Energy Roadmap europea, Sì. che ci richiede al 2050 di diminuire dell'80% le nostre emissioni. Allora, da qui ad oggi, al 2050, ci sono circa 17 milioni e 500 mila minuti, più o meno. Arrotondiamo e facciamo 18 milioni Perfetto. di Ne esce un minuti. elemento molto semplice: noi abbiamo una casa al minuto da riqualificare. Questo Dovremmo è riqualificare, sì. un hashtag, un programma che abbiamo anche lanciato già 2 anni fa da questo palco di Rebuild, dell'evento che si è appena concluso. Una casa al minuto. Una casa al minuto non significa solo tecnicamente un processo probabilmente diverso, significa anche che noi dobbiamo far uscire di casa una famiglia al minuto per i prossimi 33 anni. 30, esatto, 33 anni. Allora, noi già stiamo vedendo le difficoltà a rilocare le famiglie post-sisma, quindi è evidente che dobbiamo innovare il modo in cui riqualifichiamo.
Ecco, diciamo subito che si può fare perché la Germania lo sta facendo. Sì, la Germania ha un piano, secondo me geniale, fondamentale, di riqualificazione di due case al minuto, ma non solo. Due case al minuto con un obiettivo al 2050 di avere un patrimonio immobiliare che è un produttore netto di energia, cioè che cambia funzione, non solo accoglie le persone in spazi chiusi, ma anche produce energia. Produce più energia di quella che consuma, quindi da un costo la bolletta diventa un guadagno. Diventa un guadagno, o almeno come sistema. Allora, quello che stiamo immaginando è anche, ovviamente sappiamo che ci sono, c'è l'ecobonus, il sisma bonus, che arrivano a coprire fino all'85% del costo di riqualificazione. È evidente però che in questo momento oggi il mercato non sta ripartendo al tasso che serve, non solo non riesce a stare dietro, non sta funzionando in qualche modo oggi l'offerta attuale di riqualificazione. Perché? Perché oggi non c'è una reale disponibilità né del settore pubblico né del settore privato, una disponibilità finanziaria per affrontare la riqualificazione. È evidente allora che bisogna pensare all'energia in modo nuovo, bisogna pensare all'energia come una leva energetica per affrontare, per fare la riqualificazione. E quindi in questo approccio noi 6 anni e mezzo fa, quasi 7 anni fa, abbiamo cominciato a dire al mercato che il vero futuro sarebbe stato la riqualificazione. Poi abbiamo parlato in questi 7 anni di riqualificazione sostenibile, di green retrofit, poi abbiamo parlato di deep renovation, ovvero di riqualificazione tutto che usa la leva energetica. Ma poi abbiamo capito, quando abbiamo iniziato a lavorare sull'idea dell'una casa al minuto, che bisognava applicare anche delle metodologie nuove di riqualificazione. Metodologie che è evidente che devono approcciare l'edilizia con in modo più industriale. Perché? Perché dobbiamo non solo usare la leva energetica, ma uno dei motivi per cui non funzionano oggi gli incentivi è che c'è una grande, scusate i rumori, stiamo smontando il palco, l'evento eccetera, però uno dei motivi per cui non funzionano anche gli incentivi è che c'è una bassa produttività del sistema edilizio. E questo è uno dei punti centrali, spostare la produzione in fabbrica aumenta sì. Moltissimo la produttività. Sì. Allora, se noi la produttività significa quanto valore in un'ora di addetto può essere messo all'interno del prodotto finito, no? Quindi quanto produce un'ora di un addetto. Se noi confrontiamo le costruzioni con le manifatture e le poniamo tutti e due a indice 100 nel 1964 e prolunghiamo la curva, calcolando ogni anno la produttività, noi abbiamo una curva che di fatto in edilizia è piatta, se non finire negli ultimi anni a essere decrescente, quindi oggi la produttività, il valore che un addetto delle costruzioni, insomma, riesce a mettere nelle costruzioni è 89. È peggiorata, cioè stai dicendo che negli ultimi 30-40 anni la nostra capacità di produrre valore in un certo arco di tempo è addirittura peggiorata, una cosa che sembrerebbe assolutamente contro logica. Mentre in tutti gli altri settori. Guarda, in tutti gli altri settori noi il confronto lo facciamo con la manifattura. Sì. La manifattura oggi, noi ricordiamo, abbiamo la seconda potenza manufatturiera d'Europa, l'ottava nel mondo, e la nostra manifattura produce, la manifattura mondiale ha una produttività di circa 253-260, quindi è rispetto al 100 iniziale. Quindi, e qui si spiega perché abbiamo un parco edile, scusate, così catastrofico, perché in buona sostanza lui l'ha detto in maniera molto tecnica, diplomatica, ovviamente è un tecnico, ma in buona sostanza politicamente si spiega che abbiamo costruito negli ultimi 40 anni, scusatemi, dei cessi di abitazione, scusate il termine molto tecnico, abbiamo costruito edilizia veramente pessima, fatta malissimo, fatta in velocità, senza nessun criterio qualitativo. Guarda, anche se fosse stata anche l'edilizia buona, dopo 40 anni ha necessità di essere riqualificata, cioè l'edilizia dopo 40 anni ha bisogno di essere presa in mano, perché il ciclo di vita di un prodotto edilizio è di circa 40 anni, quindi buona o cattiva l'edilizia che sia, necessita di essere presa in mano. E quello che stiamo facendo qui non è tanto, non è puntare il dito contro i costruttori. Rebuild è un incontro che guarda alle soluzioni, e le soluzioni ci sono.
ci piace parlare molto delle soluzioni. Io penso, per esempio, uno dei casi che abbiamo visto più interessanti è il caso olandese di Energy Sprong. In Olanda cosa hanno fatto? Invece di finanziare ogni singolo progetto di riqualificazione del privato, hanno investito come governo 40 milioni di euro su un progetto, è stato gestito poi in modo molto innovativo. Per le case popolari, quelli sì, condomini. È stato popolari. Utilizzato per l'ausilio sociale, appunto per le case popolari. E cosa hanno fatto? Un progetto di innovazione, di industrializzazione dell'edilizia, no? Per recuperare questo gap di produttività. L'obiettivo del progetto era il seguente, quello di incominciare a dire le case devono essere riqualificate a spesa zero, ovvero utilizzando la leva energetica. Ovvero dopo la riqualificazione la bolletta deve essere portata a zero. Per portare a zero la bolletta e per mantenere la bolletta a zero per 30 anni viene fatto un lavoro di riqualificazione e chi fa il lavoro di riqualificazione garantisce che per 30 anni la casa avrà bolletta zero una serie di prestazioni di qualità dal punto di vista del comfort, dell'acustica, della salubrità. Però l'importante, ribadiamolo, se non sentite bene, stiamo parlando di portare case in un clima molto più freddo del nostro, perché insomma l'Olanda non è certo i tropici, e comunque non è l'Italia, portarle a bolletta zero, quindi capite che grado di efficienza, in questo caso appunto termica, energetica, si riesce a fare preparando addirittura le lavorazioni appunto in fabbrica. Sì. E quindi poi andando nell'abitazione e riqualificandola in un giorno. Sì, sì, sono arrivati fino alla riqualificazione, come dire, così spinta da essere stato di fatto di aver prodotto dei componenti che contengono infissi, involucro, impianti che poi sono stati assemblati molto velocemente all'abitazione. E il progetto poi, quindi è evidente che le imprese devono investire per questo tipo di processo, quindi è necessario, ed è questo è stato il lavoro di questo team di Energy Sprong, creare una massa critica di domanda, e questo è stato fatto attraverso attraverso il rapporto appunto con l'ausilio sociale, con le case popolari. Hanno contrattualizzato 111.000 abitazioni. 111.000 abitazioni? Sì, di fatto hanno creato un contratto che dice fondamentalmente una volta che siamo in grado di riqualificare le abitazioni in tempo breve, entro una settimana, garantire la bolletta zero per queste abitazioni, quindi i soldi della bolletta di fatto si sta esaurendo, ma okay. Dovremmo averne ancora un po', va bene, perché... Scusate, il bello della diretta, diminuiamo la luminosità che così dura di più e togliamo prima che si surriscaldi. Allora vediamo se riusciamo a resistere. Se la tecnologia ci supporta ancora un pochino. Vabbè, dicevo, fondamentalmente hanno contrattualizzato queste 111.000 abitazioni garantendo delle performance di riqualificazione, quello che ti dicevo prima, e in questo modo le imprese hanno potuto investire in questo tipo di... Tra l'altro le abbiamo visto imprese PMI, perché abbiamo visto una splendida impresa di 25 persone, quindi non è necessario sempre avere dimensioni esagerate. E effettivamente è proprio così, nel senso che una delle tesi che stiamo sostenendo è che questa possa essere una strada per le piccole e medie imprese delle costruzioni, della manifattura del nostro paese. E l'impresa che abbiamo avuto qui oggi, Renolution, effettivamente è un'impresa di 25 persone che sta affrontando non solo poi villette, ma anche condomini multipiano. Quindi effettivamente è una dimensione interessante, un modello che può essere pensato di riproporre anche qui in Italia, cosa che stiamo facendo come appunto con Energy Sprong Italia. Sì, abbiamo visto in realtà anche soluzioni diciamo grosse, perché l'edificio tu puoi costruirlo in fabbrica e poi montarlo in cantiere nel posto, oppure abbiamo visto addirittura su soluzioni più grandi l'edificio diciamo automatizzato, il cantiere è automatizzato ma è sul posto. Sì. Quindi l'edificio diciamo cresce, ma il lavoro è quasi tutto automatizzato. È la fabbrica che va in cantiere. La fabbrica va in cantiere. E abbiamo visto che al posto dei classici operai con la cazzuola e la malta,
ci sono programmatori con computer che muovono i robot, muovono le varie infrastrutture, quindi il lavoro è completamente trasformato, non è più un lavoro fisico, ma è un lavoro di grande progettazione prima, e poi in cantiere invece tu hai solo una parte così di controllo dei macchinari, che sono loro che fanno crescere, che costruiscono fisicamente l'edificio. Sì, ci sono diversi processi appunto che permettono l'aumento della produttività, processi industriali fatti in fabbrica o portando appunto la fabbrica in cantiere. Ne abbiamo visti diversi, utilizzando materiali anche diversi, penso al legno, all'acciaio, il cemento, o anche con soluzioni ibride che mescolano questi tipi di materiali. Benissimo, benissimo. Allora, naturalmente la tecnologia ha fatto passi da gigante non solo nella costruzione ma soprattutto nella progettazione. In questo caso l'informatica ha dato una mano straordinaria, perché c'è questa nuova piattaforma informatica di costruzione che si chiama BIM, Building Information Modeling, quindi building vuol dire costruzioni, quindi tutta una piattaforma che ti permette di digitalizzare tutta la fase di progettazione, standardizzandola, comunicando con tutta la filiera, quindi avere tutta una tracciabilità, tutta una trasparenza dei dati, una sincronizzazione. Sì, per produrre in modo industriale abbiamo, come dire, la produzione industriale ci ha insegnato come sia possibile abbassare i costi, standardizzare il prodotto e aumentare la qualità e soddisfare domanda. E questa è la situazione in cui ci troviamo con l'edilizia, però sappiamo benissimo che ogni prodotto, questo che hai appena tolto, è fatto in modo industriale, ne fanno qualche milione, e quindi si imposta il processo una volta e tutto così. Le nostre case, soprattutto in Italia, sono l'una diversa dall'altra. L'una diversa dall'altra, anche quando il progetto è stato copiato ci sono spazi, errori, curvature di qualche centimetro, quindi anche i progetti identici in realtà sono diversi. E quindi significa che dobbiamo produrre in modo industriale, però ogni pezzo è unico. E questa cosa qui è resa possibile dal digitale. Il digitale, l'infrastruttura digitale è quella che rende possibile la varietà. Per fare edilizia in modo digitale dobbiamo creare un'infrastruttura nuova digitale per uno dei settori che è uno dei meno automatizzati e dei meno digitalizzati. Scusa, vedo un commento che evidentemente si è collegata tardi. Cortese Sabi, stiamo parlando esclusivamente di riqualificazione, stiamo parlando del grosso di riqualificazione, quindi edifici già esistenti. Ovviamente parliamo anche di costruzione di nuovi edifici, ma qui il punto principale è rebuild, stiamo parlando di riqualificazione di edifici esistenti. Il grosso dei vantaggi è lì, quindi il grosso su cui vogliamo lavorare e su cui si sta lavorando, come gli esempi fatti in Olanda, stiamo parlando di riqualificare edifici esistenti. Questo è il grosso del tema. Sì, e quindi è evidente che serve un'infrastruttura informatica, e questa è fornita da questo software che permette di fondamentalmente far dialogare tutti gli attori della filiera, di passare dalla progettazione alla costruzione, alla gestione e all'analisi dei consumi energetici e dei costi, eccetera, eccetera. Veniamo un po' ai misteri dolorosi. Abbiamo visto anche una bellissima, in inglese best practice, comunque siamo una punta di diamante italiana. Abbiamo visto un'azienda italiana che fa veramente cose, che ha fatto rimanere a bocca aperta gli olandesi, diciamo, quindi tecnologia elevatissima. Però, ahinoi, la maggior parte dei progetti che pone in essere vanno all'estero, perché qui in Italia non ci sono condizioni sufficientemente valide per procedere. Quindi qui in Italia siamo in ritardo per accogliere questo tipo di tecnologie. Ma diciamo, io non so se siamo in ritardo, io credo che abbiamo dei fattori veramente interessanti. Noi oggi partiamo da un punto di vista un po' basso, da un punto di vista di produttività molto basso. Abbiamo uno dei livelli più bassi di produttività delle costruzioni in Europa. Però dall'altra parte abbiamo la seconda manifattura europea. Quindi se mescoliamo, ibridiamo l'edilizia con la manifattura, può risultare un grandissimo progetto per il paese. E come il caso che citavi e altri che abbiamo visto in questi due giorni dimostrano che ci sono
delle eccellenze assolutamente interessanti che possono crescere. Perfetto, perfetto. Ti ho fatto una domanda politica, chiedo scusa, il politico sono io. Io non lo so. Tu giustamente hai detto si può fare molto. Aggiungo io, sì, si può fare molto, non stiamo facendo molto. Stiamo facendo molto, tanto è vero che nell'ultimo panel di discussione è intervenuto anche un rappresentante del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, e ha detto per esempio che l'eco bonus, la famosa misura di detrazione fiscale del 65% per le ristrutturazioni energetiche, poi abbiamo anche il sisma bonus per l'antisismico, va rivisto, va migliorato, perché in questo momento è un po' troppo generalizzato, un po' troppo a pioggia. Ecco, qui come parte politica io dico sì, per carità, però sono 4 anni che stiamo parlando di migliorare questo strumento. Sì. Mi fermo sulle questioni politiche, io vorrei analizzare la parte tecnica. Io credo che sia necessario affrontare con molta chiarezza e neutralità a questo punto, perché è un punto, come dire, mi sento di dire, per il benessere del paese. Ed è evidente che è stato necessario, perché tutti sappiamo che l'edilizia è importante e tutti sappiamo che è fondamentale che l'edilizia lavori, no? Rappresenta il 20% del PIL, muove, come dicevi prima, gran parte dell'economia italiana. Se riparte l'edilizia, sappiamo che riparte l'economia, eccetera. Allora, qui noi dobbiamo ragionare sul fatto che che un incentivo che non chiede oggi, e l'eco bonus, il sisma bonus hanno prodotto grandissimi benefici, però è evidente che dobbiamo traguardare obiettivi più alti, no? Quindi da questo punto di vista e sarà importante anche quello che succederà lunedì nella posizione dell'Italia rispetto al cambiamento climatico, agli impegni, diciamo, di Parigi. Quindi è quello che è importante è ragionare su incentivi che permettano anche al sistema edilizio e immobiliare di innovare, no? Quindi credo che abbiamo le possibilità. Quella che abbiamo proposto, quella dell'edilizia off-site, è una strada che funziona, e quindi ci aspettiamo, insomma, che sì, sia un dialogo con tutte le parti. Stavo guardando i vari appunti che mi ero preso e che ho twittato nel corso della giornata, appunto, di oggi. Ulteriore vantaggio di questo tipo di edilizia, che non solo è montabile sul posto, ma è anche smontabile, quindi abbiamo anche, diciamo così, il vantaggio inverso. Sicurezza estremamente aumentata nel cantiere, perché i lavoratori non sono più diciamo sollevati da terra, ma lavorano stando a terra e fanno muovere le macchine. Vabbè, poi a questo punto qui passiamo invece ai problemi politici, ma i problemi politici, sì, io naturalmente, tra l'altro mi stanno chiamando, sì, devo andare per la chiusura. Io ti ringrazio, quindi... Allora Thomas, bellissimo appuntamento, e quindi diciamo che tecnologicamente, anche da questo punto di vista, diciamo, i problemi sono assolutamente risolvibili. La tecnologia ha fatto passi da gigante, quindi sì, bisogno di impegnarsi, c'è bisogno di fare una politica industriale nuova anche per l'edilizia. Credo che ci siano oggi, che c'è stato un dialogo interessante a riguardo, quindi c'è molto da lavorare. E...